19. Non possiedi nulla. Domanda: io che cosa posseggo? Guida anonima. Tu non possiedi realmente nessuno. Non puoi dire quella è la mia donna, non puoi dire quelli sono i miei figli, quello è il mio lavoro. Tu non possiedi veramente niente. Quella che possiedi è l'illusione di possedere. Perché per possedere qualcosa o qualcuno li devi conoscere nella loro interezza, tanto da essere quella cosa o quel qualcuno. E questo non ha nulla a che fare con quello che adesso senti di essere. Di tutto quello che tu dici è mio, tu non possiedi assolutamente nulla. Anche la volontà di potenza del politico, dell'uomo carismatico, che spesso impongono la loro volontà sulla folla adorante, sui seguaci e via dicendo, nella realtà è solo un tentativo, fallito sin dall'inizio, di possedere. Non un tentativo di possedere ricchezze, quelle poi vengono di conseguenza, ma di possedere a lungo l'anima delle persone, la loro essenza. Anche questa è un'illusione della tua ambizione, che poi viene umiliata spesso in maniera brutale o tragica. Grazie a Dio, nessuno può possedere realmente nulla e nessuno, senza prima identificarsi in quello che lui crede di possedere.